Sono le 10, siamo qua a Messina in Piazza Duomo. È il primo settembre del 1847, un gruppo di messinesi che faceva capo a Carmelo La Farina, fondatore del gabinetto di lettura, avevano organizzato una rivolta, una rivoluzione contro i Borboni. Con i compagni di legge avevano fissato la data per il 2 settembre, se non che il 1 settembre un informatore fece sapere ai rivoluzionari che la guarnigione borbonica di Messina stava preparando una festa nella via San Giacomo, che è proprio qua accanto a noi, accanto al Duomo. Via San Giacomo è la parallela al Duomo sulla destra. Il gruppo di rivoluzionari allora decise improvvisamente di cambiare data e tentare la sorpresa contro la guarnigione borbonica per prenderli prigionieri. Un colpo che però si doveva fare senza i compagni di Reggio che li aspettavano per il 2. Questa azione colse di sorpresa la guarnigione, però il numero era esiguo dei rivoluzionari e quindi vennero sopraffatti dagli ufficiali borbonici. Quella rivoluzione, che partì il 1 settembre 1847, cioè 3 mesi prima della rivoluzione di Palermo di gennaio, è qui ricordata in questa piazza del Duomo con una lapide, che però è un falso storico clamoroso, in quanto qui c'è scritto che iniziava il risorgimento italiano il 1 settembre, il che è completamente falso, perché qui cominciò la rivoluzione indipendentista del 1848, che portò alla costituzione di Ruggero VII del Regno di Sicilia, del presidente Ruggero VII, che aveva al suo articolo 2 della Costituzione del 10 luglio 1848, l'articolo che recitava: la Sicilia sarà sempre indipendente. E quindi tutta questa messa in scena del risorgimento italiano è una balla, perché nel 48 la Sicilia si dichiarò indipendente, restò indipendente per 2 anni. Quindi tutto questo camuffamento della famosa data del 1 settembre è stato fatto in epoca successiva per camuffare la vera motivazione di quella rivoluzione, che era la liberazione della Sicilia dai Borboni e quindi la restaurazione, la riapertura del Parlamento, che era stato più volte chiuso dal 1815 e che fu riaperto proprio nel gennaio del 48. Messina sì, ha precorso la rivoluzione e non il risorgimento italiano, che non c'entra niente. Questo falso clamoroso oggi qua in piazza, con tanto di bandiere e stendardo del comune, continua ad essere nascosto. Addirittura le poste italiane ci hanno messo la buca davanti, e prima c'era la cabina del telefono della SIP. È un'altra bugia storica che si continua a ripetere da oltre 100 anni, proprio qua davanti al Duomo, davanti al campanile del Duomo, che invece rappresenta la guerra del Vespro e che è stato sempre uno dei simboli della storia della Sicilia e che fu l'ispiratore di quella rivoluzione del 47. Perché proprio in quel periodo si adottò la bandiera siciliana gialla e rossa con la trinaglia al centro.
che ritorna anche nel 48 nella bandiera della rivoluzione del 48, la famosa trinaria, che oggi è la bandiera ufficiale del Parlamento siciliano.